Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Centro commerciale Bari Blu. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. Amici di Ritiro Biancorosso, vi abbiamo mostrato i gol della prima amichevole contro il Cascia. Questa mattina mezza giornata libera per il gruppo, non per chi è arrivato qui negli ultimi giorni, mi riferisco ai vari Salviato, Contini, però Salvatore sicuramente l'uomo del giorno è Gianluca Sansone. Non ce ne vogliono Contini e Salviato perché sono ben noti ai tifosi del Bari, ma era la giornata di Sansone e il nostro buon Paolo documenta la sua prima uscita con la maglia del Bari. Gianluca Sansone è stato ovviamente anche il protagonista di giornata in conferenza stampa, un Gianluca Sansone schivo e restio alle telecamere, Salvatore. Beh, è stato preso d'assalto letteralmente, quindi ha avuto forse un attimo di autodifesa. Non è stato molto, il suo eloquio non è stato molto bello, allegro, insomma è stato un po' sulle sue, però
ascoltatelo. Io avevo scelto già dal primo giorno che avevamo parlato con col presidente e il direttore. Sono voluti un po' più di giorni perché ci stavano delle cose da risolvere con la Samp, ma col Bari era già tutto fatto. Però tre giorni fa? Sì, ma poi dobbiamo aspettare il presidente della Samp e tutto, abbiamo aspettato un po' di giorni, però alla fine avevo già firmato e tutto ok. Per quanto riguarda le aspettative, bisogna anche essere realisti e guardare le cose come stanno. Secondo me dobbiamo pensare soltanto a disputare un buon campionato, c'è un progetto dietro questa squadra e non abbiamo l'assillo che dobbiamo vincere per forza. Il campionato di B è un campionato lungo, è un campionato dove bisogna mantenere la concentrazione alta, però ritornando a noi c'è un progetto dietro questa squadra e quindi bisogna stare tranquilli. Gianluca, sai che le aspettative saranno tante anche nei tuoi confronti, pronto per questa responsabilità? I tifosi ti aspettavano davvero con ansia in questi giorni. Ma le aspettative sono alte, però io cerco di restare con i piedi per terra perché so che queste aspettative e questo entusiasmo può essere un'arma che poi si può rivoltare contro me e contro la squadra, quindi preferiamo stare con i piedi per terra e pensare a lavorare, che è meglio. Bari perché innanzitutto perché mi hanno voluto, cioè sia il presidente, il direttore, il mister mi hanno voluto, e questo per un giocatore è la cosa più gratificante. È normale che tutti vorrebbero giocare in Serie A, però bisogna anche guardare in faccia la realtà, e se non mi è stata proposta nessuna occasione di andare in Serie A, e per me non c'è nessun problema stare qui. Ti hai dovuto scegliere tra qualche proposta, quindi non ho avuto altre proposte. Allenamento pomeridiano sotto una fitta pioggia, finalmente possiamo dire, no Salvatore? Benedetta dai ragazzi, perché almeno faticare con la frescura della pioggia è sempre meno faticoso di quando c'è il sole cocente. Primo allenamento intanto per Stefano Sabelli, che ha raggiunto i compagni in ritiro questa mattina, però Salvatore purtroppo ha dovuto abbandonare il ritiro di Rocca Porena, Ciccio Caputo. Sì, un lutto familiare, è morto il nonno materno, quindi vanno le condoglianze
a Ciccio e tutta la sua famiglia, ha ovviamente ricevuto il permesso di allontanarsi immediatamente, il suo compagno di squadra Salviato è stato così gentile da prestargli la macchina, rientrerà sabato dopo le esequie che saranno credo domani. Siamo con il vicepresidente del Bari, Romeo Paparesta, benvenuto, primo giorno di ritiro anche per lei, sotto la pioggia. Ho portato probabilmente un po' di fresco, mi auguro, perché obiettivamente quando siamo arrivati abbiamo trovato un caldo notevole e tra l'altro mi preoccupa anche un pochino per i calciatori, però questa pioggia adesso nel pomeriggio probabilmente andrà a stemperare un pochino l'aria e speriamo che però duri e che non torni subito immediatamente il caldo. Quali sono le sue prime impressioni, avendo visto subito lavorare Nicola con i ragazzi? Ottime, perché ho visto un gruppo volitivo, un gruppo che segue il mister anche nelle piccole cose, e questo è importante. È ben augurante quello che sto vedendo oggi. Speriamo che durante il corso di tutta la preparazione abbiano gli stessi stimoli e soprattutto voglia che ho notato oggi. E intanto per quanto riguarda il calciomercato, un primo colpo, un pezzo da 90 è arrivato e porta il nome di Gianluca Sansone. Sì, l'ho visto anche all'opera, è un giocatore che sicuramente ci può dare qualcosa di più, quello che a noi serviva. Speriamo che anche gli altri invogliati da lui possano rendere secondo le loro capacità. Cos'altro dobbiamo aspettarci? Perché ovviamente il Bari vuol recitare un campionato da protagonista, dobbiamo aspettarci altri colpi stile Sansone. Noi in silenzio facciamo le cose, poi quando vengono fuori probabilmente possono destare anche un po' di meraviglia e questo ci fa piacere. Però non vogliamo deludere nessuno, non facciamo nomi. Tutto quello che riusciamo a prendere si prenderà con un unico intento, quello di far bene per questa squadra, per questa città, per questi tifosi. Buon ritiro. Grazie anche a te. Ciao. Intanto tra pochissimo potrebbe esserci qui a Roccaporena Salvatore un gradito ritorno. Sì, potrebbe arrivare la zanzara De Luca. A proposito di zanzare, qua a Inzetti siamo messi a posto, ci manca pure la zanzara, ovviamente scherziamo, è atteso anche lui in serata, come vedete ha rinnovato da pochi minuti il suo contratto con l'Atalanta e ha rinnovato anche il prestito. Per quanto riguarda Saponaro invece pare abbia svolto le visite mediche questo pomeriggio e chissà tra venerdì e sabato potrebbe raggiungere la squadra in ritiro. Sempre caldo il nome di Galabinov, attaccante svincolato che piace comunque a Davide Nicola, dunque potrebbe essere anche lui un rinforzo per l'attacco. Ovviamente attendiamo De Luca, però per qualsiasi novità ovviamente c'è la nostra comunque pagina Facebook Salvatore Ritiro Biancorosso per tutte le ultimissime. Sì, noi siamo come si dice sul pezzo, se c'è qualche notizia che non possiamo fornirvi attraverso la nostra trasmissione c'è il profilo Facebook che teniamo aggiornato per le emergenze. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea, centro commerciale Bari Blu, Saica, il caffè, Football Club, 79esima fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015.